Italy nasce nel 1999, ma le sue radici traggono forza dall'esperienza di oltre 30 anni nel settore orafo. Il proprietario Massimo Sassoli inizia infatti a lavorare nella moda nella metà degli anni 70. Io sono partito nel 1976, ma me ne sono già scordato. Ho iniziato vendendo abbigliamento, nel settore dell'abbigliamento, poi ho lavorato 4 anni nel mondo della moda e poi per una serie di coincidenze particolari sono entrato nel mondo del gioiello, ho iniziato a lavorare nel mondo della gioielleria in argento. La passione di Massimo per il design, per la ricerca dell'eleganza e la cura del dettaglio, unita all'amore per tradizioni della sua terra, lo portano a scegliere il gioiello come espressione della sua creatività. Le competenze e il tocco inconfondibile attirano subito l'attenzione dei più importanti brand del mondo, che gli affidano la realizzazione delle proprie collezioni. Oggi la DV Italy, oltre alla sede di Arezzo, ha una filiale a Vicenza e un elegante showroom a Milano. Massimo Sassoli si occupa in prima persona della realizzazione delle collezioni insieme ad un team di persone preparate e meticolose. Ogni linea è una ricerca, uno studio e l'interpretazione di un obiettivo. Il gioiello non deve essere solo una creazione artistica poi destinata alla vendita, no? Il gioiello deve essere anche una cosa creata perché domani noi sappiamo che qualcuno la indosserà. Quella persona che sceglierà questo gioiello dovrà sentire il fatto che noi glielo abbiamo creato per lui. Credo che la fantasia, la bellezza, lo stile, tutto quello che è l'Italia è un po' esportata in tutto il mondo. A maggior ragione nel mondo del gioiello, dove Arezzo comunque è stata una delle città cardini di tutto il mercato mondiale. Chiaramente tornare, girare per il mondo, andare in Asia, in America o in Africa, da tutte le parti, tornare ad Arezzo ti dà un senso compiuto a tutto il tuo lavoro, perché ritorni in una città che sprigiona una storia, una bellezza e una sapienza che, insomma, ce ne poche uguali nel mondo. All'interno dell'azienda di Arezzo è stato allestito un museo unico nel suo genere, un omaggio al mestiere orafo che nella città è di casa fin dal tempo degli Etruschi. All'interno dello spazio, dal design industrial contemporaneo, sono custoditi macchinari originali e ancora funzionanti che vanno dal 1850 al 1950. Oggi DV Italy è la nuova espressione artistica della gioielleria Made in Italy, una joint venture di eccellenze del settore manifatturiero. Siamo passati da una produzione di un gioiello standard per tutti, che poteva valere sia per più paesi ma per più tipi di mercati, a una, diciamo, ideazione del gioiello personalizzato e di creare dei gioielli appositi per ogni tipo di clientela e anche per ogni tipo di persone e di stile. In ogni gioiello c'è la storia dell'azienda, dei maestri che lo hanno ideato e di chi con attenzione ed impegno lo ha realizzato. E poi c'è la storia di chi lo ha scelto e lo sceglierà. Quando ho creato la DV, l'ho creata perché non volevo solo vendere dei gioielli, ma volevo creare dei gioielli che dessero una personalità a chi li indossava. Perché secondo me non si tratta solo di tendenze, ma di stile.